Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Eccoci di nuovo nel nostro post per raccontare un po' come è andato il nostro martedì. In realtà pensavo fossero solo due martedì che non ci vedevamo, invece erano tantissimi. E quindi insomma abbiamo dovuto riprendere un po' da dove ci eravamo fermati. Intanto abbiamo parlato di Pasqua, Pasquetta, un po' come l'avete passata e sono stata contenta di sapere che siete andati in giro. Qualcuno ha fatto anche la gita turistica, culturale, no gastronomica, come il nostro amico in Sardegna che ha visitato il museo Il Mulino sui resti dei nuraghe e poi è andato a visitare insomma il nuraghe che era vicino a questo museo. Insomma, è stato con gli amici come me, insomma, Pasquetta ha fatto bello, c'è stato il sole, quindi in qualche modo si è potuto fare la famosa grigliata, anche se io la grigliata non l'ho fatto, ma insomma, sono stato comunque con gli amici e sono stata in ottima compagnia. Poi che è successo? Beh, al di là di Pasqua, insomma, che pioveva, non è stato proprio una bella Pasqua, ma qualcuno di voi invece ha avuto più fortuna ed è riuscito ad andarsene, diciamo così, a passeggio, ecco come il nostro Simon che ha avuto la possibilità, diciamo così, di camminare anche con amici. C'è chi è rimasto a casa perché magari non stava troppo bene e chi invece l'ha passato in famiglia raccogliendo regali e uova di Pasqua che sono arrivate. Chi adorava come sempre il cioccolato al latte, io ho detto ma no, cioccolato fondente tutta la vita, non al latte, ma non importa, va bene, vi prendo anche con il cioccolato al latte. Siete stati simpaticissimi. Chi ha avuto la disavventura, come il nostro amico Mirko, di andare al mare a Ventimiglia e poi di non poter ritornare indietro col treno nella tratta verso Limone perché insomma una frana aveva bloccato la ferrovia e quindi ha dovuto allungare un po' facendo un altro giro. Però insomma, diciamo che tutto bene quel che finisce bene, nel senso che magari ci si è messo qualche ora in più, ma insomma la giornata è stata comunque piacevole e vabbè, il disguido alla fine non è stato poi così troppo grave e traumatico. Io l'ho passata insieme a degli amici, come vi dicevo, camminate, tante chiacchiere, ho preso anche un po' di sole e a proposito di sole è uscita fuori, no, anche questa domanda, insomma, delle creme solari, no? Che una volta si sapeva che insomma il fattore di protezione 20, 10, 30 fosse quanto la crema riparava insomma dal passaggio dei raggi del sole. In realtà io con amici ho scoperto che il numero che c'è sulla crema è dopo quanto tempo la devi rimettere. Quindi, come si diceva, ma il fattore di protezione totale quindi non c'è più, non esiste più, perché se 20, dopo 20 minuti devo rimetterla, e questo ci ha fatto così venire anche, ci ha stimolato l'idea di dire: ma perché non cercare anche una farmacista o un chimico, anche se io sono chimica ma non mi ricordo più niente, insomma, che ci possa un po' rispondere a questa domanda e potrebbe essere niente male. E poi abbiamo parlato di cimiteri, abbiamo ripreso un po' quello che ci eravamo lasciati indietro, di parlare di cimiteri particolari e di lì l'idea di magari fare una diretta all'interno di un cimitero o di una casa abbandonata per raccontarvi qualcosina. Cimiteri anche qui, insomma, molto interessanti perché, come sempre, vedremo di raccontare anche questo, magari in qualche live. Ma come sempre, se volete vedere anche qualche live un pochettino diversa e anche da uno di questi hotel abbandonati potete trovarmi su Patreon, quindi Simona Non Solo Radio, e vedere insomma qualche diretta e qualche racconto un pochettino più fantasioso. Nel frattempo ci siamo dati appuntamento a martedì e magari se riesco a trovare qualche cosa anche di vecchio, di qualche luogo che ho visitato, magari ve lo posto. Va bene, come sempre vi auguro una buona giornata, un bacio per essere stati con me dopo tanto tempo, seguitemi qui, seguitemi su Patreon, Simona Non Solo Radio, scrivetemi a iemhlibuno@libero.it. Vi mando un bacio e vi ringrazio come sempre. Ciao!